Raffaele, partiamo da te, da OFCA, sì, che si occupa. OFCA si occupa di progettazione architettonica ed è una cosa, come dire, un non dettaglio del fare architettura, perché credo sia il segmento più complesso, quello che più rende l'idea di questo mestiere. Italia, ma non solo, anche Italia, Far East. Sì, no, Italia in questi ultimi 12-15 anni, anche molta Cina, Myanmar, Qatar, Arabia Saudita, grazie ad un casuale contatto con un pianificatore londinese che ho conosciuto a Napoli, ci siamo scambiati un po' di curriculum e siamo partiti insieme. Che progetto racconti oggi a Fuori Studio? Ma guarda, io ti racconto un progetto, cioè, non dei massimi sistemi o delle grandi scale, perché ne ho fatti molti, ma un progetto più minuto, Che a me direi. piacciono molto, nei tuoi progetti, questi qui dove curi il dettaglio, Sì, il segno. cura il dettaglio, anche molto il cantiere. Io spesso faccio gli esecutivi in loco, sui muri, con le matite, ma sai che non è un Come si vezzo, faceva una volta. non è un vezzo da artistoide, ma è a volte anche una necessità legata ai contesti che noi viviamo. Spesso le imprese sono imprese non di caratura raffinatissima, si parla anche di gente molto comune, per cui il vero progetto esecutivo magari non si potrebbe nemmeno leggere, e quindi preferisco essere intuitivo, irruento, cioè lavorare Ma al quella parte lì momento. della trasformazione in opera di quello che è un'idea o un disegno è Sì, sempre la più parte più critica, a critica parte anche. il BIM, diciamo. Eh beh, assolutamente. Vabbè, diciamo che è anche interessante poi la condivisione, no? Al momento fatta con le maestranze, ma anche con i clienti, i committenti. Diciamo, questo progetto che ti sto per raccontare è proprio in questa linea, un progetto sostanzialmente povero. A me povero è una parola che piace moltissimo, che è un'eccezione di assolutezza e anche di rispetto per le cose, ma anche un concetto che evita le esuberanze, gli sprechi per certi Il aspetti. meno è più, diceva Il meno è qualcuno. più, sì, questo cantiere è nato in progress, che ormai portiamo avanti dal 2017, che è una sorta di spazio destinato al benessere, sostanzialmente, con delle piccole suite, varie piscine, una spa, una zona per la ristorazione, in un contesto paesaggistico molto interessante, che è una zona montuosa nord di Caserta, che si affaccia sulla Valle del Volturno, che è una sorta di work in progress, dove sulla scorta ovviamente di un progetto compiuto, iniziale, poi si è addizionato o si è sottratto nel tempo con poche maestranze, molto appunto comuni, senza grandi pretese, ed è molto interessante, anche perché poi è un progetto che sto spingendo per capire anche alcune problematiche legate alla percezione, al rapporto con l'orientamento, con la luce, con il sole. Che sono un po' tornato come dire, Una volta al l'edilizia si background degli diceva anni è un lavoro 80. in economia, realizzato in È un economia, nel lavoro. senso che c'erano le ore delle Sì. Ma maestranze, no? tra l'altro, tieni conto, queste sono delle maestranze che fanno parte sono impiegati della società che gestisce il tutto, sono quindi operai che normalmente fanno anche tutt'altre cose, a volte anche i camerieri, che però hanno capacità edile, e quindi con loro stiamo facendo questo lavoro estremamente Quindi interessante. materiali tradizionali? Cemento e ferro, punto. Cioè non c'è altro. Vabbè, vetro ovviamente, Certo. perché è indispensabile. Però anche con delle carenze, senza grandi affanni sulla questione energetica, taglio termico, problemi di disfunzione, qualche perdita d'acqua c'è, ci sono delle incertezze. Il cemento armato ha anche delle parti crude, dure, però è spazialmente molto interessante, che è la cosa che più mi interessa in assoluto. E quindi è una scatola sostanzialmente molto scarna, che ha tutti i difetti, e che va al di là di tutto quello che prescrive oggi la norma, ossessionata da questa, come dire, compiutezza I energetica. cappotti di plastica, C'è faremo casa di cioè plastica. dispersione ovunque. Senti, Raffaele, tu scrivi anche molto bene, stai scrivendo anche Sì, un libro, l'hai un raccontato libro sui prima. La miei scrittura ritratti. del progetto, nel senso che, per esempio, noi adesso stiamo indagando l'outdoor in queste brevi Certo. chiacchierate, però prima in un intervento che ho fatto parlando di design ho parlato di un lessico necessario, no? Di Sì, parole, di sì. vocabolario del progetto.
dovessi indicare qualche parola chiave del progetto Outdoor, in parte le hai già tirate fuori adesso, quali sono per te? Ma guarda, Outdoor è chiaro, è parte di un concetto molto più ampio. A me piace spesso, come dire, fare questo rapporto parallelo tra letteratura, quindi scrittura, e progettazione architettonica, e c'è una parola che li tiene insieme, che è narrazione. La narrazione, quindi, che ha la stessa procedura, gli stessi tempi, gli stessi ritmi, sia nel campo dell'architettura che nel campo della scrittura, identici, io direi allo stesso modo. A volte torno, per esempio, ad una mia grande passione letteraria, che è Marcel Proust. Diciamo che c'entra Proust. Scrive una stanza, ce la mette un po'. No, ma che Marcel Proust, che ha questo periodare lunghissimo, anche di una pagina intera, senza un punto, questi pensieri vanno sempre più nel profondo rispetto ad un tema di carattere psicologico, di rapporto interpersonale. Di percezione. E che affonda sempre di più nel periodare, e che è lo stesso processo che noi facciamo in architettura. Sulla scorta di un progetto generale che tiene insieme tutte le componenti, poi ci sono degli approfondimenti che si spostano volta per volta da una parte all'altra, così come si fa nella scrittura. E a me piace molto questo pensare reciprocamente ad ambe le cose. E quando scrivo o quando disegno, diciamo, mi pongono nello stesso modo, identico. Cos'è per te la sorpresa nel progetto che percepisci e che quella che crei nel Guarda, tuo io committente? Ancora, penso che io ho 64 anni, faccio questo mestiere dall'84 fino all'84 e ancora oggi ho proprio delle gioie infantili. Cioè, nonostante abbia realizzato molti edifici, abbia visto molte architetture anche all'estero, anche delle cose anche molto dominanti, molto sontuose, ancora oggi quando una piccola parte dell'opera, la mia opera, si conclude, mi emoziono allo stesso modo. Ma eppure, come dire, ho una capacità, ovviamente, rispetto all'inizio della carriera, di anticipare, di aspettare, di intuire che cosa possa essere il lavoro definitivo. Però, quando l'hai compiuto, ti muovi nello spazio, percepisci delle, nonostante i render, i tridimensionali, i modelli, eccetera, percepisci delle capacità che estrinseca il progetto che sicuramente non puoi intuire prima, le scopri soltanto dopo. Che musica io, per esempio, ascoltando? Io ascolto molto Bach. Cioè, tra l'altro c'ho su YouTube queste 100 pezzi di Bach che dura circa 4 ore, e ormai sono mesi che ascolto sempre la stessa cosa. Soprattutto il concerto per pianoforte numero 3, che mi entusiasma allo stesso modo di quanto vedo la architettura. E anche lì Bach, l'hanno detto tutti, l'hanno scritto tutti, mi sembra anche abbastanza scontato, c'è questa relazione fortissima con l'architettura. Eh sì, certo, la costruzione della... C'è chi ha disegnato anche l'architettura in base a Beethoven, in base a Bach, c'è il contrappunto, l'alternanza delle note, lo scoprire, il periodare, il fermare una parte, riprenderla, fare una pausa, tornare ancora indietro. Guardi, io col tempo coltivo più passione, cioè non sono un irretito sempre solo dal mondo dell'architettura, non mi informo sempre solo questa cosa, mi piace essere più, come dire, tondeggiare sul mondo, no? Te l'ho chiesto perché anni fa entrai a Parigi alla Cité de la Musique, c'era la mostra su John Lennon, uh-huh, e partì Mother, no? Che lui, il pezzo che dedicava alla mamma che non l'ha mai voluto. Come no? Ho pianto. Un po' per l'architettura, ma un po' per la musica. Ma guarda, io credo che questa dimensione della emozione, che può sembrare anche molto ingenua, molto scontata, sia invece fondamentale, perché è un passaggio educativo anche di fare architettura. Cioè, sapersi emozionare per un'architettura vuol dire avere sensibilità verso le cose e quindi essere onesti rispetto a quello che tu produci, facendolo in modo onesto e destinandola alla gente, che poi è l'utente finale. No? Etica estetica, mi sembra un connubio indispensabile. Grazie. Grazie a te.